Nel 1906, ecco, arriva quindi il momento atteso. Le suore fide del crocifisso del ramo di Fauglia, ora vediamo anche perché si dice del ramo di Fauglia, ottengono l'assunzione della suprema autorità della Chiesa. Vengono riconosciute come istituto di diritto pontificio. E nel decreto di San Pio X si riporta proprio le figlie del crocifisso, la cui casa generale è nel paese di Fauglia, perché all'epoca appunto la congregazione era divisa in tre rami. Lo stesso riconoscimento che poi il ramo di Fauglia, al momento della riunione nel 27, potranno condividere con tutta la comunità nell'unità ritrovata e quindi farne patrimonio comune. Ecco, un'altra vicenda che anche chi mi ha chiamato chiedeva di approfondire era proprio la questione legata alla presunta accusa di scisma a Monsignor Pio del Corona per aver in un certo senso favorito il distacco del ramo di Fauglia da quello di Livorno. Ecco, leggendo la corrispondenza, ancora qui numerosissima, intensa, ecco, appare chiaro che la volontà di Monsignor Pio del Corona, ora poi leggiamo anche dei passi, era solo una, era quella di preservare il carisma e consentire che la vita religiosa si svolgesse nella piena autonomia dal controllo del potere secolare. Ecco, questa era proprio una visione che poi è stata, come ha detto la Madre Generale, lungimirante, perché grazie allo sviluppo e all'attività proprio del ramo di Fauglia, che quando è stata ritrovata l'unità nel 27, tutti ne hanno potuto usufruire e continuare nella vita della congregazione. Ecco, l'anno peggiore, penso, per la vita cristiana fu proprio il 1883, quando, come accennava la Madre Generale, ecco, l'attività e il controllo del potere secolare, in particolare l'operaio era di Livorno, si fa sempre più penetrante. Non riguarda solo la questione economica, ma riguarda anche la vestizione delle religiose, riguarda il loro numero, riguarda l'educazione, riguarda non solo la casa madre che era a Livorno, ma inizia a entrare anche nella vita delle comunità che via via si erano andate fondando in altre parti, in particolare quella di Fauglia e quella di Firenze. Ecco, è qui che Monsignor Pio del Corona interviene, e interviene, e abbiamo sentito parole sempre di grande mitezza, di grande dolcezza, interviene in maniera forte e chiara. Infatti, in una lettera del 20 giugno 1883, scrivendo sempre in corrispondenza alla superiora Suor Maria Virginia Bernardini di Fauglia, dispone: nessuna delle suore di Fauglia si muova, e risponde per tutte la superiora che Monsignor Vescovo di San Miniato ha vietato alle monache di muoversi. Ecco qui proprio punto chiave: cercate di farvi sciogliere dalla casa madre. Siamo nel momento dove il controllo veramente è forte, dove si chiede a Fauglia da parte di Livorno di avere la rendicontazione non solo economica ma anche della vita religiosa che si svolge in quella casa e all'Ari. Quindi l'intervento di Monsignor Pio è chiaro: nessuno si muova, e deciderà lui come fare. Infatti cosa fa Monsignor Pio del Corona? Questa è la lettera del giugno. Nel luglio si reca a Firenze, parla con l'arcivescovo, perché una casa era anche a Firenze, fondata mi sembra nel 1855, tra l'altro vi era anche una fauliese, Suor Rosa Mostardi, tra le fondatrici della casa di Firenze, e la superiore era la sorella del preposto di Fauglia, la Serafina Mori. Ecco, e scrive di nuovo nel settembre alla Madre Superiore di Fauglia, e dove gli accenna di aver parlato con il Vescovo di Livorno, e gli dice: parlai con il Vescovo di Livorno e gli precisai che non farò mai atto che implichi il riconoscimento di diritto alcuno all'operaio. Gli feci intendere che è dura necessità il venire a certi passi. Quindi lui prima aveva parlato con il Vescovo di Livorno dicendogli che non è intenzione consentire al potere secolare di intervenire così in profondità sulla vita della congregazione religiosa. Poi si reca a Firenze e continua nella lettera. L'arcivescovo di Firenze ha convinto veramente Monsignor Pacini, Livorno, che lo stacco è una dolorosa necessità, ma non è uno scisma. E l'arcivescovo ha detto che
che anche lui farà di tutto per salvare la famiglia religiosa. Quindi, ecco, questo un pochino, io ho fatto ho stralciato alcune lettere, ma per dare il significato profondo, cioè l'intervento voluto da Monsignor Pio del Corona, non è altro che quello di salvaguardare quello che era il carisma autentico della famiglia del Crocifisso. E quindi in maniera decisa, in maniera forte anche, ha tutelato la famiglia religiosa che a Fauglia aveva quindi la Casa Generale, con tutte le comunità in altre regioni anche d'Italia, e consentendo il riconoscimento dell'autorità pontificia e poi quindi il successivo sviluppo. Quale sviluppo? Abbiamo detto che nell'82 era stata chiesta la revisione delle Costituzioni, e qui torna di nuovo in campo Monsignor Pio del Corona. Perché? Perché le Costituzioni che erano state elaborate a Livorno sin dalla nascita della Congregazione erano scritte in forma discorsiva, mentre la Congregazione dei Religiosi le voleva in forma di articoli. Quindi necessitava un intervento profondo, canonico, di revisione e degli scritti, e in maniera di impostarli secondo quelle che erano le richieste che venivano dalla Congregazione dei Religiosi. Suor Maria Virginia Bernardini scrive di nuovo a Monsignor Pio del Corona. Monsignor Pio del Corona affida l'incarico non semplice di rielaborare le Costituzioni a un altro sacerdote della diocesi San Miniato, che era Monsignor Cesare Lenzi, il parroco di Lari, anche lui grande benefattore della Congregazione dei Figli del Crocifisso. In anni e anni di lavoro anche congiunto tra lui e poi anche la superiora Labertini Morini, che già vi aveva lavorato quando era a Livorno prima di passare a Fauglia, ecco, finalmente, come abbiamo detto, accennato prima, nel 1906 si ha anche il riconoscimento provvisorio, ma comunque il riconoscimento delle Costituzioni della Congregazione delle Suore Figlie del Crocifisso. Ecco, quindi questo per dare un'idea di quanto sia stato intenso l'intervento e l'attività di Monsignor Pio del Corona per preservare quella che è stato il carisma e la vita stessa della Congregazione religiosa delle figlie del Crocifisso. Figlie del Crocifisso che poi nel 22, terminato diciamo questo atteggiamento politico di penetrazione della vita religiosa, quindi questa visione proprio del giurisdizionalismo, proprio dell'Ottocento, ecco, terminato il pericolo, sarà felice di favorire la riunione nel 22, prima con Firenze, rimane sempre madre generale e la madre di Fauglia. Finalmente nel 27, ecco, la riunificazione con anche il ramo di Livorno, e quindi anche la bellissima lettera che la madre Benincasa scrisse in occasione della riunificazione tra tutti e tre i rami delle figlie del Crocifisso. Ecco, io ho voluto dare uno stralcio e un'idea di quello che è stato il rapporto a piccoli quadri di Monsignor Pio del Corona e le figlie del Crocifisso, perché il materiale a disposizione, la corrispondenza e le lettere che noi abbiamo a disposizione sono veramente tantissime, e forse meritano di essere raccolte anche in maniera sistematica, perché questo contribuisce veramente tanto e diciamo alla causa e alla e a illustrare l'attività di Monsignor Pio del Corona, questa santità, no, collegata tra tutti i grandi santi del fine 800 primo 900, Pio del Corona e il beato Pio IX, che tante volte l'ha elogiato anche negli scritti, nelle lettere, e poi San Pio X, che lo stesso lo chiamò, avete un pastore santo tra di voi, e San Giovanni Bosco, veramente grandi personaggi, grandi figure che hanno contribuito tanto alla vita non solo della Chiesa, ma anche alla vita sociale, alle opere di carità, alle opere di educazione, che ancora oggi sono presenti e sono importanti non solo per la comunità religiosa, ma anche per la comunità civile. Ecco. E quindi di tutto questo voglio ringraziare veramente le figlie del Crocifisso, perché nel loro archivio, con la loro determinazione, hanno contribuito tanto e a rivalutare aspetti importanti della loro storia, ma anche contribuire a rendere luce sulla santità di un grande pastore che era Monsignor Pio Alberto del Corona.